Crack Etruria, Zonin alla commissione parlamentare. Non abbiamo ricevuto pressioni da Banca Italia per la fusione. Il ruolo delle istituzioni della Chiesa nel futuro del territorio. Venerdì l'incontro in Palazzo Vescovile con l'ex ministro Giovannini. Settore Orafo, proposte per il mercato aretino. FIOM e CGL a convegno. Solidarietà, al via la maratona Teleton per le feste di Natale. A gennaio il Gran Galà al Petrarca. Medio Oriente, a TSD Focus l'appello di Caritas Giordania. Abbiamo bisogno di pace, non di denaro. Un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD, in apertura la commissione inchiesta sul settore bancario e finanziario. Non abbiamo mai ricevuto alcuna pressione da parte di nessuno da Banca d'Italia, non è mai arrivata alcuna sollecitazione affinché si procedesse verso questa acquisizione. È quanto dichiarato oggi dall'ex presidente della Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, alla commissione banche. Se avessimo acquisito l'Etruria saremmo diventati il secondo istituto della regione toscana dopo il Monte dei Paschi, ha sottolineato Zonin. Abbiamo valutato le azioni di questo istituto ed abbiamo presentato un'OPA pari a 212 milioni e 500 mila euro. Qualche giorno più tardi abbiamo avuto risposta negativa da parte della Popolare. Il ruolo delle istituzioni e della Chiesa nel futuro del territorio. Venerdì l'incontro in Palazzo Vescovile con l'ex ministro Giovannini. Disegnare e costruire il futuro del territorio, il ruolo delle istituzioni e della Chiesa. Questo è il titolo dell'incontro in programma venerdì 15 dicembre alle 17 presso il Palazzo Vescovile di Arezzo. All'evento, che si inserisce nel percorso di preparazione al Sinodo Diocesano e che sarà trasmesso in diretta da TSD, interverranno Enrico Giovannini, ex ministro del Lavoro e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, i sindaci di Pesaro e Parma, Matteo Ricci e Federico Pizzarotti e il primo cittadino di Arezzo Alessandro Ghinelli. L'economia italiana presenta i primi segnali di ripresa, si legge nell'invito della diocesi, ma che futuro ci aspetta? Come impatteranno l'automazione, il cambiamento climatico, le migrazioni e le altre grandi sfide del XXI secolo sul nostro paese e sul nostro territorio? L'enciclica Laudato Si di Papa Francesco propone il modello di ecologia integrale per il futuro dell'umanità e del pianeta, mentre gli stati aderenti all'ONU si sono impegnati con la Agenda 2030 a costruire uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Come le istituzioni possono coinvolgere i cittadini in questo processo e collaborare con la Chiesa? Sarà questa la domanda di fondo a cui cercheranno di rispondere i relatori. La Chiesa, scrive l'arcivescovo Fontana, ha il dovere di affiancare quanti si impegnano per favorire il lavoro nei 36 comuni del nostro territorio e per migliorare le condizioni di vita delle persone, soprattutto dei più deboli. E ora parliamo di settore Orafo con proposte per il mercato aretino, FIOM e CGL a convegno. Vediamo. Occupazione, sostenibilità economico-finanziaria, legalità, progettualità d'impresa, l'evoluzione e lo stato di salute del settore orafo aretino al centro del convegno promosso da FIOM e dalla segreteria provinciale della CGL, in programma per venerdì 15 dicembre alla Borsa Merci di Arezzo a partire dalle 15.30. L'età dell'oro, questo è il titolo del seminario al quale prenderanno parte IRES Toscana, associazioni di categoria, Regione Toscana, Camera di Commercio, istituti scolastici professionali presenti nel territorio e Ordine dei Commercialisti. Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Landini della Segreteria Nazionale CGL. Un'iniziativa seminariale perché tutte le parti interessate si devono riunire intorno a un tavolo e da dopo l'iniziativa cominciare a sperimentare quelle che potrebbero essere le formule per ridare vitalità a questo settore appunto storicamente importante, che deve rimanere importante e che dovrebbe trovare, come dire, anche degli spunti di ripartenza in modo da far sì che non venga avvolto dalla crisi ma che trovi, come dire, anche le soluzioni per poterne uscire in modo onorevole e importante. Ci sono coinvolte tante realtà del territorio, manca però una protagonista dell'aspetto economico, ovvero una banca del territorio. Non ci sfugge, diciamo, che comunque la banca principalmente interessata oggi è in una fase di riorganizzazione che quindi dovrà dire poi dopo quale sarà l'atteggiamento rispetto al sostegno delle aziende orafe, visto che in passato, diciamo, era stata una delle maggiori protagoniste. È ovvio che, come a dire, questo non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. L'oro costa tantissimo.
tantissimo. E a prescindere dalle prime dichiarazioni di buone volontà, insomma, del sistema bancario con in testa UBI, insomma, ancora abbiamo aziende che hanno serie difficoltà nella semplice sopravvivenza legata al problema del credito. Quasi 19 milioni alla Toscana solo per il 2017, con risorse ingenti per l'Aretino. È quanto previsto dal piano pluriennale per lo sviluppo del sistema educativo integrato 06, approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri, da un disegno di legge della senatrice aretina Donella Mattesini. Nidi e scuola materna costituiranno un percorso didattico continuo con l'obiettivo di ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali. 60 borse di studio all'estero per formare giovani toscani nell'accoglienza ai migranti. Il progetto realizzato da Formazione Coeso Network è destinato ai diplomati degli istituti tecnici professionali del settore dei servizi sociali e sociosanitari e dei licei delle scienze umane. Tutte le informazioni sul sito formazionenet.eu. Solidarietà al via la maratona Telethon per le feste di Natale a gennaio, il gran galà alla Petrarca. In vista della tradizionale raccolta fondi natalizia, la Fondazione Telethon presenta un ricco calendario di iniziative patrocinate dal Comune di Arezzo. Si parte il 16-17 di questo mese con l'inizio della maratona nazionale di Telethon e ad Arezzo, come ogni anno, abbiamo i nostri banchini gestiti soprattutto dagli studenti di tre istituti aretini, l'ITIS, il Fossombroni e il Liceo Scientifico. E oltre ai banchini ad Arezzo avremo in quei giorni anche iniziative in altri luoghi come a Bibbiena, Soci e Cortona. La solidarietà su due ruote sarà la protagonista della pedalata per Telethon, in programma per la mattinata di domenica 17 dicembre nel centro di Arezzo. A chiudere la maratona invernale sarà l'evento La danza incontra la ricerca, che si terrà il 5 gennaio al Teatro Petrarca. Nicoletta Tinti, che conosciamo tutti, è una retina doc e che porterà il suo progetto insieme alla sua compagnia in oltredanza con Silvia Bartoluzzo. E è un progetto bello dove si parla di disabilità ma con un accento importante, sensibile e attento. Chiaramente la collaborazione delle scuole di danza, la Piccola Etoile diretta da me, da Cinzia Cincinelli Dance Academy e Let Me Dance da Letizia Monciani. Domenica sarà il grande giorno per l'acquedotto Vasariano di Arezzo, che torna a nuova luce. Alle 11 sarà infatti inaugurato il restauro, nell'occasione è previsto anche il ritorno dell'acqua alla fonte di Piazza Grande, che sarà festeggiato alle 12 con un concerto della Filarmonica Guido Monaco, alle 17 visita guidata al Palazzo di Fraternita con la sala dedicata proprio alla storia dell'acquedotto. Il Museo Amaranto ha una casa. Dopo quasi un anno di ultimatum, ieri l'Unione Ciclistica Aretina ha consegnato le chiavi dei locali presso lo Stadio Comunale di Arezzo all'assessore allo sport Tiziana Nisini, che insieme all'ufficio patrimonio si è impegnata per risolvere la diatriba. E questa era la nostra ultima notizia, ora appuntamento con TSD Focus, questa sera dedicato al Medio Oriente con l'appello di Caritas Giordania: abbiamo bisogno di pace, non di denaro. Vediamo. Siamo qui ad Amman in occasione di Migramed, questo momento importante per le Caritas di tutto il bacino del Mediterraneo. Che cosa rappresenta per voi questo momento? Un momento forte di solidarietà fra le diverse Caritas italiane nazionali e la Caritas Giordania. Caritas Giordania lavora molto bene, ma non può lavorare senza la solidarietà che ci viene dalla Chiesa Cattolica nel mondo. Noi riceviamo poco di fuori della Chiesa Cattolica e dunque abbiamo un legame molto forte nelle diverse Caritas del mondo. E la Caritas italiana è molto vicina alla Caritas Giordania e la prova oggi è questa conferenza per veramente aiutare i profughi, i 2 milioni di profughi che si trovano in Giordania, e la Caritas giordana è molto attiva in questo senso. Caritas Giordania è impegnata nell'accoglienza dei rifugiati ma anche in tanti altri progetti. Sostanzialmente come si sviluppa il vostro lavoro?
Sì, allora certo è come 50 anni lavorando sullo stesso campo, allora c'è, tra virgolette, siamo diventati esperti, purtroppo, perché esperti per servire i profughi. No, ma una cosa io dico sempre bella, perché noi cerchiamo anzitutto di lavorare con un spirito, anche lo spirito della Chiesa Cattolica, lo spirito della Caritas, la dottrina della Cattolica è sempre, sai, in mezzo, perché è molto importante, perché non lavorare per i profughi, ma lavorare con loro proprio, vivere con loro, allora cercare anche di capirli prima di amarli. Io sempre sento l'importanza di capire questa gente, capire la loro anche sofferenza per poter servirli bene, per poter amarli anche bene. Per quello noi abbiamo visto, certo, il sviluppo è venuto anche con tutte queste crisi che ci sono attorno alla Giordania. Giordania è il paese che è sempre aperto per tutti, per quello nel 67 la Caritas ha cominciato a servire i palestinesi, 82 libanesi durante la guerra civile, 91 il primo profugo di iracheni, dopo 2003 quando è caduta Baghdad, 2006 ancora libanesi durante la guerra al sud del Libano, e dopo 2011 la crisi siriana e 2014 anche i rifugiati che sono arrivati da Mosul in Giordania. Così la Caritas ha dovuto in tutti questi anni anche crescere per poter anche arrivare a tutti quanti in Giordania e a servirli, come ho detto prima, anche in un modo anche un po' diverso. Qual è anche la difficoltà di operare in questo contesto di minoranza religiosa, no? Visto che la stragrande maggioranza comunque sono musulmani? Sì, io penso che questo è mai un problema, sai, nel Medio Oriente siamo sempre, abbiamo vissuto sempre insieme, anche da migliaia di anni siamo insieme. Forse oggi è più anche, è stato un po' più difficile perché con il nuovo metodologio islamico che è entrato tramite Daesh nel Medio Oriente, forse è un po' cambiato, ma siamo riusciti in Giordania, parlando della Giordania, con tutto l'aiuto anche della famiglia reale, del governo, dei musulmani moderati, a proteggere anche questa vivaccia insieme. Allora che è un'esperienza un po' unica del Medio Oriente, per quello non è mai un problema, la gente viene a Caritas, 90% di quelli che noi serviamo sono musulmani. Lei prima nel suo intervento ha detto non abbiamo bisogno di soldi, abbiamo bisogno di pace, che cosa ci può spiegare, insomma, che cosa intendeva? Sì, noi abbiamo visto che i soldi hanno complicato la situazione, perché c'è più soldi meno amore, più soldi meno rispetto, più soldi più corruzione, più soldi più business nel Medio Oriente, ma meno soldi riusciamo a vivere la vera famiglia, c'è questa umanità, noi siamo una famiglia, allora meno soldi riusciamo a costruire qualcosa con l'altro. C'è una mamma che ha perso il marito, una famiglia siriana ha perso il marito in Siria, ha portato 6 figli in Giordania, ha perso 5 in Giordania, c'è un candello, ha mangiato la tenda, ha mangiato 5 figli. Cosa le serve 10 milioni di dollari? Non servono a questa mamma. Ci serve l'amore, serve la famiglia, c'è la pace e lavorare per la pace e parlare e anche, non so, sviluppare un curriculum, nuovo curriculum della pace. Invece tutti i libri parlano della guerra, parlano di una, anche la storia dell'umanità che è tutta tutto nero. Allora, e oggi ho il momento di insegnare la gente, allora, la pace, insegnarli perché hanno dimenticato, allora, e di parlare in tutto il mondo, di andare all'ONU con una lettera firmata di milioni di gente, fermate le guerre. Allora andiamo a Ginevra di dire questo, cercare tutti i politici cristiani buoni, se si trovano, non lo so, se si trovano, allora di incoraggiarli anche con la loro voce politica
Allora, di aiutarci, e anche la Chiesa Cattolica, che noi siamo la maggioranza. Dobbiamo andare sulle strade, fare marce, parlare della pace. Purtroppo una cosa che ho sentito male vedere in tutti questi 7 anni durante la guerra in Siria, non ho visto questa reazione allora in tutto il mondo per dire fermate la guerra. C'erano poche voci, invece noi, la Caritas in tutto il mondo, la Chiesa Cattolica, riusciamo a fermare guerre, riusciamo, io sono sicuro, Nelson Mandela una persona è riuscito, Gandhi una persona, allora noi siamo così tanti e non riusciamo, lasciamo lo spazio per poca gente riesce a fare guerre e noi siamo la maggioranza, non riusciamo a fare la pace.